Buonasera amici di Assist Sportivo, siamo qui al Palavolley dove oggi si è appena concluso lo scontro tra la Pigia Libera Virtus Volley Cerignola e Volley Santeramo. Buonasera mister, l'unica squadra che nel giro di andata aveva battuto le campionesse, come mai oggi qualcosa non è girato bene? Innanzitutto buonasera. Non ha girato bene. Quando si gioca contro queste squadre, tipo anche la nostra, si gira sempre sul filo del rasoio, quindi anche a Santeramo è stata una partita equilibrata, alla fine con un po' di fortuna, diciamo che ci sta tutta in questo sport, si vince il set. In effetti i primi due set da noi sono stati vinti lì, anche lì punto punto, e gli altri due set sono stati vinti dal Cerignola. Anche stasera eravamo sempre sotto, sopra, alla fine ci siamo giocati la partita, l'equilibrio è stato anche abbastanza equilibrato. Sì, infatti comunque la maggior parte di sé sono stati tutti punto a punto, è mancato giusto diciamo quel qualcosa in più per portare a casa perlomeno un punto. Beh sì, è chiaro, soprattutto questo set noi ci abbiamo creduto un po' di più. A noi manca un pizzico di esperienza, anche se abbiamo la palleggiatrice che è di notevole esperienza. Noi abbiamo l'opposto che ha solo 15 anni e sta giocando ormai titolare dall'inizio del campionato, e chiaramente quando si incontrano certe partite, certe squadre, con l'attenzione di certe partite, lei va diciamo un po' in crisi diciamo tecnica, però non è un alibi, ma comunque devono crescere anche loro. Comunque si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti finora in questo campionato? Beh sì, noi il primo obiettivo era la salvezza immediata, quindi quinto, quarto posto e siamo in corsa, sperando sabato di vincere con l'Altamura in casa, e quindi diciamo il primo obiettivo è stato ottenuto. L'altro obiettivo era la Final Four di Coppa e ci siamo riusciti, quindi comunque ci ospiterete ancora a Cerignola. E subito dopo abbiamo un trittico di partite, quindi abbiamo la seconda, la terza in classifica, Trigiano e Bari, dove cercheremo di fare punti, magari se arriva una vittoria possiamo anche ambire al terzo posto e fare i playoff, che sarebbe un ulteriore obiettivo quest'anno da raggiungere. Ok, grazie mister per la disponibilità e in bocca al lupo per tutto. Adesso abbiamo il piacere di parlare con mister Drago. Mister, oggi era d'obbligo quasi fare bella figura e disputare una bella partita, e ci siete riusciti. Sì, sicuramente la partita è stata abbastanza valida, soprattutto da un punto di vista agonistico. Sapevamo che c'era da soffrire stasera, abbiamo approcciato bene il primo set, poi il resto è stata una conseguenza perché siamo stati presenti dall'inizio alla fine in campo. Dobbiamo migliorare ancora qualcosina per quanto riguarda alcune situazioni tattiche della partita, però tutto sommato sono veramente soddisfatto. Questo era un test molto importante, le ragazze si vede che hanno carattere, hanno cuore, perché l'ultimo set non è stato facile, sono state veramente brave. Una partita disputata in maniera eccellente dalle titolari, però anche Maffei pian piano sta prendendo piede. Maffei ha toccato parecchio al muro, mi è piaciuta, perché per me il centrale è soprattutto quello, mi rallenta le uscite degli avversari, mura la palla, e lei in questo è stata positiva. Sull'attacco deve migliorare ancora tanto, è un po' lenta, però tutto sommato il suo l'ha fatto. Per il prossimo match come pensate di preparare la prossima partita? La prossima partita giochiamo con l'Ottanova, è un impegno sicuramente da non sottovalutare. Avremo qualche defezione in allenamento per via di alcuni turni di lavoro, però ce la metteremo tutta per portarci a casa anche un buon risultato su una partita che sulla carta è morbida, però va affrontata sempre con giusto atteggiamento. Ok, grazie mister per la disponibilità. Prego.